Siamo all'Istituto Santa Marta di Pesaro. Oggi, 18 dicembre, presso questo istituto ci sarà un incontro organizzato proprio dall'alberghiero di Pesaro con i produttori OPEFS, che sarebbe un insieme di attività legate alla pesca di Pesaro. Un grande menù a base di pesce, i ragazzi proprio dall'accoglienza alla preparazione in cucina al servizio al tavolo accoglieranno questi fanesi per un evento davvero eccezionale nel quale vi possiamo garantire si mangerà benissimo. Siamo con Roberto Franca, il preside e dirigente scolastico dell'Istituto Santa Marta di Pesaro. È un istituto molto molto basato sulla pratica, molto basato sulla realtà. Addirittura noi prima dicevamo è un istituto che veramente coniuga la scuola con questa definizione scuola come scuola di vita. Sì, ecco, mi piace dire scuola di vita perché è una scuola professionale, è vero. E molti pensano che sia una cosa solo legata al pratico, no? E quindi solo alla manualità. Mentre ecco, da noi si impara facendo, ma si impara a vivere, no? A essere dei bravi e dei buoni cittadini. E proprio mettendo in pratica, io lo dico sempre, una scuola del fare, perché si lavora, si mettono le mani in pasta, diciamo così, e questo è un modus operandi molto importante, perché ecco, i ragazzi si mettono in gioco e acquisiscono anche sul campo quelle competenze trasversali, non nozionistiche appunto, ma trasversali che permettono poi un facile ingresso nel mondo del lavoro. Questo è sicuramente un punto di forza di questa scuola, perché capire che per fare delle cose, per fare delle belle cose, bisogna collaborare e bisogna essere un team affiatato. Quindi ecco, ci piace anche questo, ecco, nelle competenze trasversali spesso che se ne sente dire, no? Se ne parla, che acquisiscono spesso per le scuole attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro. Da noi, proprio in maniera piena, efficace, anche già nelle attività didattiche, non c'è bisogno di uscire fuori, diciamo, dalla scuola, ma già all'interno della scuola possono acquisire quelle competenze che sono fondamentali per l'inserimento del mondo del lavoro, ma direi anche per una migliore qualità di vita, cioè il sapere lavorare insieme ad altre persone, saper costruire delle cose, penso che sia una soddisfazione, insomma. Non a caso, preside, oggi siamo qui per vedere la dimostrazione pratica, proprio la messa in pratica di questa di un evento che sarà organizzato dai ragazzi, in realtà dagli studenti dell'Istituto Santa Marta, che prepareranno da mangiare, faranno proprio una vera e propria cerimonia con un'associazione di pescatori fanesi. Sì, esatto, perché allora abbiamo gestire un evento che è quello con gli operatori della pesca, della pesca di Fano. Ecco, mi piace ecco, sottolineare anche questo, di questa scuola, oltre a far tanto per i ragazzi, è una scuola che mi viene da dire del territorio, nel territorio e con il territorio, quindi in qualche modo ecco, collaboriamo con eventi che possono in qualche modo valorizzare quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. A questo proposito, visto che parliamo proprio di pescatori e quindi di prodotti della pesca, volevo anche dire che il nostro istituto è uno dei fondatori, diciamo così, della rete, neonata rete di alberghieri ittici italiana, e che tra l'altro è stata costituita a giugno di quest'anno e alla presenza anche dell'onorevole Bellanova, che ha appunto sollecitato questa collaborazione tra enti e scuole praticamente su cosa vogliamo raggiungere con questa rete. La valorizzazione dei prodotti ittici per una sana alimentazione, uno sviluppo anche di piatti e del territorio, eccetera, eccetera. Oggi per noi è capitata proprio l'occasione, la ciliegina sulla torta. Per la verità è già 3 anni che ospitiamo eventi con questa associazione di pescatori di Fano. Ogni anno propongono un pesce o un pescato in modo particolare. Quest'anno, per esempio, si tratta di seppie e canocchie. E quindi ecco, ci sarà una cosa molto interessante, perché ci saranno dei pescatori che cucineranno i piatti, diciamo così, della tradizione,
e gli studenti, quasi una sorta di gara, prepareranno dei piatti rivisti in chiave moderna, sempre con gli stessi ingredienti. Quindi ecco, mi sembrava una bella cosa, e i ragazzi in questo modo appunto vivono sul campo proprio la preparazione, lo studio, no? Se vogliamo. Quindi è un invito, scusate, ne approfitto perché siamo anche in periodo di orientamento, di dire, ecco, questa è una scuola per chi, ecco, veramente si impara facendo, ecco, ma veramente in tutti i sensi. Quindi ecco, chi è che ha voglia di uno studio di questo tipo? Perché molti dicono, scusate una piccola digressione, no, vai in una scuola professionale se non hai voglia di studiare. No, non diciamo questo, diciamo io ho voglia di imparare in un altro modo che non è solo attraverso i libri, perché poi i libri li leggono anche qua, però soprattutto si impara facendo, quindi una scuola esperienziale. L'Istituto Santa Marta poi è particolarmente noto per le sue conoscenze, per le sue possibilità di collaborazione con enti, istituzioni locali, ma non solo locali, anche a livello nazionale e internazionale. Noi abbiamo, allora, tra l'altro c'è stato proprio adesso un'indagine Eduscopio dove la nostra, cioè, che è una sorta di classifica che vengono fatte tra tutte le scuole d'Italia, e la nostra scuola è nell'ambito dei professionali quella che dà un indice di maggiore occupabilità, quindi oltre il 70%, per cui è quasi una sicurezza andare a lavorare, insomma, con la nostra, trovare lavoro. Del resto, va bene, adesso è un periodo un po' critico per il Covid, però comunque abbiamo visto anche da questo che quanti esercizi, ristorazione, il turismo è uno dei motori importanti, per quello che stiamo un po' soffrendo adesso il Covid, uno dei settori importanti dell'economia italiana, quindi è ovvio che possiamo fare questo. Poi siamo molto ecco così, indirizzati anche all'estero, ma non tanto perché vogliamo mandare i nostri ragazzi all'estero, noi li vogliamo mandare per farli rimanere, come si dice, ma perché possono acquisire quelle esperienze che possono riportare poi all'interno del proprio territorio. Quindi noi siamo sempre per la valorizzazione del territorio. In particolare, anche qui noi siamo in un'altra rete con altri istituti alberghieri, si chiama Progetto Made in Italy, in cui noi praticamente avremo, quando il Covid lo permetterà, la possibilità di collaborare con le nostre ambasciate in giro per il mondo, e quindi fornire, ecco, il nostro personale, i nostri ragazzi che possono andare a fare esperienza, oltre a tante altre esperienze che stiamo già facendo di alternanza scuola-lavoro all'estero. Però ecco, questo mi piaceva sottolineare, perché diventiamo veramente ambasciatori del territorio, quindi andando in tutti questi paesi. Siamo con Letizia Pascucci, che è la responsabile della comunicazione dell'Istituto Santa Marta. Oggi si svolgerà un evento interessantissimo che si chiama Alla Mensa del Popolo, canocchia di stagione per tutte le tasche. Di cosa si tratta esattamente? Allora, Alla Mensa del Popolo vuole ospitare uno dei tanti eventi che noi organizziamo nel nostro istituto per dare opportunità concrete ai nostri ragazzi di effettuare esperienze sul campo. Questi ragazzi acquisiscono quindi non solo un sapere essere, ma anche e soprattutto un saper fare, spendibile un domani nelle diverse attività in cui possono essere impiegati. In questi eventi noi diamo la possibilità quindi ai nostri ragazzi dei diversi settori di accoglienza turistica, cucina, sala e pasticceria di operare sul campo e di avere dei risultati ottenuti grazie alle competenze acquisite facendo, lavorando. Oltre a questo progetto che noi comunque portiamo avanti negli anni, abbiamo anche la possibilità di avere contatti con il territorio per poi dare loro delle opportunità concrete. L'Istituto Santa Marta si contraddistingue per essere davvero una concretizzazione di cosa vuol dire passare dalla teoria alla pratica. È proprio questo il nostro obiettivo, dare possibilità ai ragazzi e le competenze non solo per continuare gli studi eventualmente anche nel settore turistico e anche altri, ma soprattutto appunto anche avere opportunità di lavoro immediato. Ci piacerebbe saperne di più sulle quattro aree di cui ha parlato prima, quindi le quattro aree di specializzazione dell'Istituto Santa Marta.
Esatto, noi appunto abbiamo quattro indirizzi, che è l'indirizzo di accoglienza turistica, che in questa occasione negli eventi in generale si occupa del customer care. E si prendono cura degli ospiti dall'arrivo fino durante tutto il servizio fino alla fine e alla loro ripartenza. E poi abbiamo il settore di sala, che ovviamente offre un servizio professionale e specifico nella situazione, il servizio di cucina, che normalmente stupisce con le loro bontà culinarie, spesso delle ricette anche rivisitate, e quindi per gustare i prodotti del territorio anche con delle novità, e il settore di pasticceria, che appunto offre normalmente delle degustazioni di dolci anche seguendo le nuove tendenze. Io sono Johnny, siamo i ragazzi di accoglienza turistica e uno dei quattro indirizzi del nostro istituto, Alberghiero Santa Marta. Questa scuola ci fornisce l'opportunità di partecipare a degli eventi come quello di oggi, che rafforzano le nostre competenze lavorative, immergendoci un po' anche nel mondo del lavoro, e in collaborazione degli altri ragazzi, degli altri indirizzi come pasticceria, sala e cucina, anche noi di ricevimento oggi faremo il nostro servizio e accogliendo gli ospiti. Inoltre questa scuola rafforza la rete, la realtà locale con il territorio. Sono Riccardo, di accoglienza turistica. Appunto, in questo ambito ci insegnano ad accogliere la gente, a relazionarsi con le persone per farle sentire a proprio agio. Chi fa questo lavoro deve avere molta empatia e riuscire a capire le esigenze appunto del cliente e aiutarlo come riesce nel miglior modo possibile, e niente, questo. Siamo con Laura, che è una studentessa che sta facendo la specializzazione presso l'Istituto Santa Marta come cameriera. Come ti è nata questa vocazione, Laura? Già in famiglia mio padre ha lavorato in questo settore e diciamo che già da piccolina, durante le feste magari, non lo so, di Natale o Pasqua, mi piaceva servire ai miei parenti e quindi mi divertivo così, quindi già da piccolina. Si può dire quasi stai coronando un sogno, quello di diventare cameriera. Guarda che bellissima miss che hai oggi. Sì, mi piace questo e ero proprio sicura di fare questo settore. Professoressa Gurini, siamo qui a questo evento molto bello organizzato oggi dall'Istituto Santa Marta, ma entriamo nello specifico. Come si svolgerà nel dettaglio l'evento? Allora, in una prima battuta i commensali si accomoderanno e effettueranno una conferenza stampa. Abbiamo diversi personaggi politici e ovviamente abbiamo la rappresentanza della scuola, che è il dirigente nostro scolastico, il signor Franca Roberto, e penso anche seguito dalla vicepreside Rita Ortolani. Poi i signori si accomoderanno come se fossero una sala congressi, quindi avranno un aperitivo serviti dai nostri ragazzi oggi di seconda del biennio. E poi andremo a fare il servizio, quindi è tutto impiattato dalla cucina, i ragazzi faranno un servizio all'italiana, sarò io che dirigo la sala oggi con 6 alunni e sarà un'occasione ovviamente per loro, è una delle tante attività e esercitazioni che facciamo, colghiamo l'occasione per rafforzare le competenze dei nostri ragazzi che andranno poi un domani a scegliere un settore specifico che possa essere sala bar, cucina, pasticceria o ricevimento, e a ovviamente poi a concludere il loro percorso scolastico, sperando che poi quando escono effettivamente usciranno delle eccellenze come alunni e non persone tra virgolette normali. Cosa significa servizio all'italiana, proprio per poterlo sapere meglio? Allora, il servizio all'italiana è nato ovviamente, ecco, proprio dal nome, anche in Italia, è la cucina che dà il dettaglio e la particolarità nel piatto, quindi sarà tutto impiattato e preparato dagli chef di cucina. Lo chef de rang, in questo caso, o i miei commis de rang, dovranno solamente accingere e portare il piatto a loro, al cliente, e servito sempre dalla destra del cliente. Giacomo Santini, qui vediamo delle pignatte, delle fantastiche pentolone piene di delizie. Sì, quest'oggi abbiamo un evento con dei nostri amici pescatori, ormai questo evento lo facciamo da 3 anni. Oggi l'argomento principale sono le seppie, canocchie, e poi, come potete vedere di là,
noi abbiamo collaborato, loro, i nostri amici hanno preparato quello che è la tradizione, quindi le seppie con i piselli, un piatto, un comfort food come diremo oggi, ottimo da mangiare tutti i giorni, con prodotti ovviamente seppie dell'Adriatico, e le canocchie ci faremo una salsa, quindi delle fantastiche chitarrine con un sugo rosso di canocchie, tipico della tradizione marinaresca, e non prosulta la canocchia semplice bollita, prezzemolata, che è fantastica. D'altra parte noi docenti del Santa Marta, io e il mio collega che vedrete poi, Alessandro Furlani, abbiamo preparato la rivisitazione. Adesso se prendo un attimino qua, vedete, questa è la nostra idea di aperitivo con seppie e canocchie. Partiamo da una pasta soffiata con delle seppie alla barese, un cannolo di seppie, patate lime in dripping, panzanella, classica panzanella, anche questo piatto tradizionale con la canocchia, una frittata di seppie, perché la seppia è interessante che può essere lavorata un po' come l'uovo, quindi una frittata di seppie con carciofi, e qua abbiamo un crudo di seppia in tempura, in realtà è panato, con una maionese al lime. Questa è la nostra idea dell'aperitivo, poi succederanno altri piatti, andremo a utilizzare a 360 gradi quello che è la seppia e la canocchia nella sua interezza. Avremo modo prima o poi di sentire le pappardelle al cinghiale, la polenta coi funghi? Ah, come no, adesso oggi parliamo di pesce, magari la prossima volta faremo pappardelle al cinghiale, che anche questo è un piatto diciamo molto importante della nostra gastronomia, del centro Italia ma anche marchigiana. Oggi parliamo di mare, perché purtroppo in questo periodo, immaginando di avvicinarsi a Natale, anche se dovremo farlo diciamo in casa, Conte permettendo, e andremo semplicemente a gustare il pesce alla vigilia, poi il cinghiale e la selvaggina ce la terremo per l'anno nuovo. Irene Ferro è una studentessa del secondo anno dell'Istituto Santa Marta. Irene, ma perché ti piace così tanto questa scuola? Perché ho scelto questa scuola, perché mi piace fare cucina. E poi quello che cuciniamo, quello che ci danno da cucinare, poi è la cosa buona che lo assaggiamo poi. Selma e Camilla, come vedete, sono le due receptionist, le due addette all'accoglienza. Camilla, ma in cosa consiste esattamente il vostro compito in un evento come quello di oggi? Ci prendiamo cura dei clienti che arrivano, li accompagniamo nelle loro postazioni e se hanno qualche domanda o qualche dubbio rispondiamo in maniera corretta, se riusciamo e se siamo capaci anche nel questo. E poi dopo li accompagniamo anche nei loro posti quando dovranno poi pranzare. Selma, invece una domanda per te. Cosa ti piace particolarmente di questa scuola? Comunicare con la gente esterna, avere un contatto con i clienti, ad esempio anche i progetti che facciamo con la scuola. Rossini TV è stata presente la mattina del 18 dicembre all'Istituto Santa Marta in occasione dell'evento alla Mensa del Popolo organizzata con l'OFEPS, che sarebbe un'organizzazione di pescatori fanesi. Come vedete, ho in mano il menù, un menù d'eccezione. Non entriamo nel dettaglio perché già avete visto quanto si siano dati da fare in cucina. Comunque è stata davvero una mattinata eccezionale, l'ulteriore dimostrazione di cosa vuol dire passare dalla teoria alla pratica e vedere messo davvero concretamente sul campo quello che questi ragazzi imparano all'istituto. Buon Natale a tutti!